Buonasera e ben ritrovati dalla Sala dei Disciplini di Castenedolo, nel nuovo appuntamento di Castenedolo Incontra. Ospite il professor Romano Prodi, ospite qui questa sera per parlare della legge e la conoscenza, tema sul quale Martinazzoli ha riflettuto a lungo nel corso della sua vita, titolo La legge e la coscienza, di un volume che ripropone le sue parole, ripropone il suo pensiero. Professor Romano Prodi, prima di lasciarla alla platea che attende, un ricordo di Mino Martinazzoli. Il ricordo della persona è nel sorriso, no? Martinazzoli aveva quest'aria di sorriso buono e attento, no? nei colloqui. E poi aveva questo suo modo di prendere le cose, diciamo così, a 360 gradi, no? Cioè era sempre un ragionamento lento ma bello, in modo che ti lasciava spazio alla tua posizione senza mai aggredirti. E infatti avevamo, credo, molte cose in comune, i fondamenti proprio, ma poi ci furono delle scelte diverse negli ultimi tempi, ma sempre con un profondo legame e una profonda comprensione, no? Quindi la democrazia vera, che è il tuo parere, la tua idea, ma con una estrema comprensione delle opinioni diverse. Naturalmente fra di noi forse era facile, perché c'era una istintiva amicizia. La capacità di leggere gli eventi guardandoli ad ampio raggio. Le chiedo di aiutarci nella lettura degli ultimi avvenimenti, mi riferisco a Tripoli, lo sbarco del governo addirittura col gommone, sto parlando della Libia. Questo episodio, questo atto, che cosa offre? Cosa succederà, secondo lei? Ma sono rimasto molto perplesso, no? Cioè, un governo che non può arrivare all'aeroporto, ma sbarca con un gommone, vuol dire che arriva con la sua debolezza e non con la sua forza. Ecco, poi avevo sentito pochi giorni fa il primo ministro Jabril, che aveva espresso nello stesso tempo speranze e preoccupazioni. Quindi io mi auguro fortemente che questo governo vada avanti. Quello che è il mio parere è che il problema libico non si risolverà fino in fondo, fino a che attorno al tavolo non ci sono tutti i capi delle grandi tribù. Cioè, la Libia non è un paese unitario per definizione, è un paese che si è unito per i rapporti delle tribù, e poi che Gheddafi ha tenuto sotto di sé, sia con la durezza, sia distribuendo tra le diverse tribù ruoli e compiti. Ecco, questa era la Libia, questa è ancora la Libia, e quindi io sono contento che il governo cominci la propria attività. So benissimo però che avrà vita difficile e che ha bisogno di allargare il consenso. Un'eventuale richiesta di un intervento della comunità internazionale, lei è sempre stato critico, lo è ancora? Mi dica per che cosa. Noi interveniamo affinché l'unione delle tribù avvenga subito contro di noi? Io faccio solo questa piccola obiezione, cioè stiamo attenti che, vede, quando Giolitti, prima della guerra di Libia del 1911, nel colloquio col capo di Stato Maggiore si sentì dire: Presidente, mandiamo 100.000 soldati in Libia. E lui rispose: facciamo almeno 200.000. E allora la Libia aveva 100.000 abitanti. Quindi per favore cerchiamo di avere il senso delle cose, il senso della storia e il senso della dimensione del problema.
dal sud al nord, Bruxelles duramente ferita, il cuore della nostra, della sua Europa. Un'Europa che non è unita. Dopo Bruxelles? Ma dopo Bruxelles per un attimo si unisce di più. Cioè abbiamo avuto i sentimenti. Insisto purtroppo per un attimo, perché l'attuale c'è un combinato disposto, l'attuale influenza reciproca che non dovrebbe esserci fra le migrazioni e il terrorismo, che la gente mette insieme, fa sì che io ho paura che le divisioni aumentino e non diminuiscano in futuro. Dovremmo approfittare di questo momento di comune preoccupazione per fare un salto in avanti. Ma voglio dire, siamo addirittura alla vigilia di un referendum di un grande paese che vuole uscire dall'Europa, quindi non posso dirle che sono ottimista in materia. Spero ancora. Grazie, grazie al professor Romano Prodi. La lascio alle domande del collega Stefano Folli, già direttore del Corriere della Sera, editorialista del Sole 24 Ore, quindi di Repubblica. Il professor Romano Prodi è qui a Castenedolo, ospite di Castenedolo Incontra, per parlare della legge e la coscienza, tema sul quale Martinazzoli aveva riflettuto a lungo nel corso della sua vita. Una conoscenza, l'avete sentito, una conoscenza personale con Mino Martinazzoli, quella del professor Romano Prodi, già premier due volte dal 96 al 98, quindi dal 2006 al 2008, quindi ministro e poi presidente della Commissione Europea. Ecco, vedete la sala della, la sala civica dei disciplini che applaude al professor Romano Prodi, che sarà intervistato da Stefano Folli, introdurrà la serata Tino Bino e sempre nel corso della serata è atteso anche un intervento del senatore Paolo Corsini. Ma sentiamo. Buonasera a tutti, buonasera al pubblico in sala, anche a nome del presidente dell'Associazione Culturale Aldo Moro, il sindaco di Castenedolo, Giambattista Groli, e di tutti gli associati porgo un caloroso saluto a voi qui presenti e ai telespettatori di Teletutto che ci seguono in diretta. Continuando gli appuntamenti della rassegna 2016 di Castenedolo Incontra, siamo lieti di ritrovarvi come sempre numerosi. Porgiamo un saluto cordiale a Tino Bino, curatore del libro di cui si parlerà questa sera, Mino Martinazzoli, La legge e la coscienza, Mosè, Nicodemo e la colonna infame. Un caloroso benvenuto e un sentito ringraziamento per la sua gradita presenza al professore Romano Prodi. Una standing ovation, dice il professor Corsini, per il già presidente del Consiglio dei Ministri, fondatore dell'Ulivo, economista, accademico, per la prima volta ospite della rassegna Castenedolo Incontra. Un bentornato, sincero e grato al giornalista e scrittore Stefano Folli. Amico dell'Associazione Aldo Moro e già ospite in precedenti importanti occasioni promosse sempre nell'ambito di questa rassegna. Salutiamo il senatore Paolo Corsini. Già sindaco di Brescia, senatore del Partito Democratico, autore del libro Mino Martinazzoli, Valore e limite della politica, nonché membro della Commissione Affari Esteri del Senato della Repubblica e dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e presidente della Fondazione Italiani Europei.
Ricordiamo infine che il prossimo appuntamento della rassegna Castanedo lo incontra sarà il prossimo venerdì 22 aprile alle 20.45 con la presentazione del libro del commentatore politico e inviato del Corriere della Sera Massimo Franco, Il Vaticano secondo Francesco, edito da Mondadori. Moderati dal dottor Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, con l'autore interverranno il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Del Rio, monsignor Matteo Maria Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna e il senatore Paolo Corsini. Ringraziamo e salutiamo calorosamente per la loro presenza la signora Giuseppina Ferrari, moglie dell'onorevole Martinazzoli. Insieme a tutte le autorità presenti, in particolare l'onorevole Lino Duilio per l'affettuosa amicizia e vicinanza all'Associazione Aldo Moro e il professor Giovanni Bazzoli. Diamo ora inizio alla serata con una breve lettura introduttiva di brani tratti dal libro La legge e la coscienza, testo pretesti per una requisitoria manzoniana, voci di Massimo Giuliani e Arnoldo Foà. Buona serata. Sono incisi qui, per la lettura di Arnoldo Foà e Massimo Giuliani, brani di un libro che Mino Martinazzoli, allora ministro guardasigilli, ha pubblicato alla fine del 1985, anno bicentenario della nascita di Alessandro Manzoni. Martinazzoli venne per l'occasione invitato in molte città d'Italia ad una esplorazione quasi istituzionale sull'attualità politica di un paradigma dalle così esemplari implicazioni giudiziarie come la storia della colonna infame scritta da Alessandro Manzoni. Si tratta, come noto, della cronaca di un atroce giudizio emesso durante la peste del 1930. In essa sono contenuti motivi di inquietante osservazione sui rapporti tra potere politico e giustizia, sui modi del processo penale, sulla corretta informazione ed elaborazione dei dati di cronaca e di storia. Mino Martinazzoli ha riletto quell'opera manzoniana traendone un lungo saggio critico che è una attuale, suggestiva riflessione sulla politica e sulla fede, sulla storia e sulla vita. Si sono scelte, per questa incisione, alcune tra le pagine più significative, intercalate da brevi riferimenti manzoniani. Alessandro Manzoni, dai Promessi Sposi, capitolo 34. Scendeva dalla soglia d'uno di quegli usci e veniva verso il convoglio una donna, il cui aspetto annunziava una giovinezza avanzata, ma non trascorsa, e vi traspariva una bellezza velata e offuscata, ma non guasta, da una gran passione e da un languor mortale, quella bellezza molle a un tempo e maestosa che brilla nel sangue lombardo. La sua andatura era affaticata, ma non cascante. Gli occhi non davan lacrime, ma portavan segno d'averne sparse tante. C'era in quel dolore un non so che di pacato e profondo che attestava un'anima tutta consapevole e presente a sentirlo. Ma non era il solo suo aspetto che tra tante miserie la indicasse così particolarmente alla pietà e ravvivasse per lei quel sentimento ormai stracco e ammortito nei cuori. Portava essa in collo una bambina di forse 9 anni, morta, ma tutta ben accomodata, coi capelli divisi sulla fronte, con un vestito bianchissimo, come se quelle mani l'avessero adornata per una festa promessa da tanto tempo e data per premio. Né la teneva a giacere, ma sorretta, a sedere su un braccio, col petto appoggiato al petto, come se fosse stata viva. Se non che una manina bianca, a guisa di cera, spenzolava da una parte, con una certa inanimata gravezza, e il capo posava sull'omero della madre, con un abbandono più forte del sonno, della madre che, se anche la somiglianza dei volti non avesse fatto fede, l'avrebbe detto chiaramente quello dei due che esprimeva ancora un sentimento. Un turpe monatto andò per levarle la bambina dalle braccia, con una specie però d'insolito rispetto, con una esitazione involontaria, ma quella, tirandosi indietro, senza però mostrare sdegno né disprezzo, «No», disse,
Non me la toccate per ora. Devo metterla io su quel carro. Prendete. Così dicendo, aprì una mano, fece vedere una borsa e la lasciò cadere in quella che il monatto le tese. Poi continuò: promettetemi di non levarle un filo d'intorno, né di lasciar che altri ardisca di farlo e di metterla sottoterra così. Il monatto si mise una mano al petto e poi, tutto premuroso e quasi ossequioso, più per il nuovo sentimento da cui era come soggiogato che per l'inaspettata ricompensa, s'affaccendò a fare un po' di posto sul carro per la morticina. La madre, dato a questa un bacio in fronte, la mise lì, come su un letto, ce l'accomodò, le stese sopra un panno bianco e disse le ultime parole. Addio, Cecilia, riposa in pace. Stasera verremo anche noi per restare sempre insieme. Prega intanto per noi, ch'io pregherò per te e per gli altri. Poi, voltatesi di nuovo al monatto, voi, disse, passando di qui verso sera, salirete a prendere anche me, e non me sola. Così detto rientrò in casa, e un momento dopo s'affacciò alla finestra tenendo in collo un'altra bambina, più piccola, viva, ma coi segni della morte in volto. Stette a contemplare quelle così indegne esequie della prima, finché il carro non si mosse, finché lo poté vedere, poi disparve. E che altro poté fare, se non posar sul letto l'unica che le rimaneva e mettersele accanto per morire insieme, come il fiore già rigoglioso sullo stelo cade insieme col fiorellino ancora in boccia al passar della falce che pareggia tutte le erbe del prato. Alessandro Manzoni, da Storia della colonna infame, introduzione. Dalla storia, per quanto possa essere succinta, d'un avvenimento complicato, d'un gran male fatto senza ragione da uomini a uomini, devono necessariamente potersi ricavare osservazioni più generali e di un'utilità, se non così immediata, non meno reale. Anzi, accontentarsi di quelle sole che potevano principalmente servire a quell'intento speciale, c'è pericolo di formarsi una nozione del fatto non solo dimezzata, ma falsa, prendendo per cagioni d'esso l'ignoranza dei tempi e la barbarie della giurisprudenza e riguardandolo quasi come un avvenimento fatale e necessario, che sarebbe cavare un errore dannoso da dove si può avere un utile insegnamento. L'ignoranza in fisica può produrre degli inconvenienti, ma non delle iniquità, e una cattiva istituzione non s'applica da sé. Certo, non era un effetto necessario del credere all'efficacia delle unzioni pestifere il credere che Guglielmo Piazza e Gian Giacomo Mora le avessero messe in opera, come dell'essere la tortura in vigore non era effetto necessario che fosse fatta soffrire a tutti gli accusati, né che tutti quelli a cui si faceva soffrire fossero sentenziati colpevoli. Verità che può parere sciocca per troppa evidenza, ma non di rado le verità troppo evidenti e che dovrebbero essere sottintese sono invece dimenticate, e dal non dimenticar questa dipende il giudicar rettamente quell'atroce giudizio. Noi abbiamo cercato di metterla in luce, di far vedere che quei giudici condannarono degli innocenti che essi, con la più ferma persuasione dell'efficacia dell'unzione e con una legislazione che ammetteva la tortura, potevano riconoscere innocenti, e che anzi per trovarli colpevoli, per respingere il vero che ricompariva ogni momento in mille forme e da mille parti, con caratteri chiari allora come ora, come sempre, dovettero fare continui sforzi d'ingegno e ricorrere a espedienti dei quali non potevano ignorare l'ingiustizia. Dio solo ha potuto vedere se quei magistrati, trovando i colpevoli di un delitto che non c'era, ma che si voleva, furono più complici o ministri d'una moltitudine che, accecata non dall'ignoranza, ma dalla malignità e dal furore, violava con quelle grida i precetti più positivi della legge divina di cui si vantava seguace. Ma la menzogna, l'abuso del potere, la violazione delle leggi e delle regole più note e ricevute, l'adoprar doppio peso e doppia misura, sono cose che si possono riconoscere anche dagli uomini negli atti umani.
Sono solo un lettore. Non posso affermare con argomenti appropriati il valore letterario della storia. Dico di una scrittura scoscesa e caparbia che, insisto, giustifica la difficoltà e rivela la sua forza quando si è assunta nel modello dell'eloquenza processuale. È la proiezione immediata di una fatica intellettuale tanto più convincente quanto più è scoperta e visibile nel suo farsi, nei suoi tralicci e nelle sue giunture. Presume questo tragitto un interlocutore oppositore, un punto di vista speculare, un'antitesi da rovesciare. Si procede così per una sintassi fratturata di domande e di risposte, di supposizioni e di obiezioni. Anche con l'arida pazienza di un'accumulazione che deve essere la più esauriente se pretende di risultare inoppugnabile nell'atto dell'affermazione conclusiva. Le cose poi sono più complicate per la circostanza che non tutto è risolto in una dialettica orizzontale. Si aprono fenditure nel rigore di questo itinerario. E anche questo non appare inusitato sulla misura processuale. Quando il gioco è alto ed onesto, chi accusa e chi difende non può sottrarsi a un coinvolgimento. Sostiene un ruolo, ma lo fa secondo la sua cifra, bruciandovi un poco di sé. Ed è un fuoco rischioso quello che arde nel dispiegarsi della requisitoria manzoniana. Già si è detto di una crisi, ma conviene accostarla in un passaggio cruciale della storia. Cercando un colpevole contro cui sdegnarsi a ragione, il pensiero si trova con raccapriccio costretto ad esitare tra due bestemmie che sono due deliri: negar la provvidenza o accusarla. Una critica troppo affilata tende a riconoscere qui nient'altro che la messa in scena di una tautologia. Ma una lettura non pregiudiziale conduce ad altri approdi. Si tratta, è chiaro, di un'alternativa tutta descritta dentro il perimetro della fede. Riguarda la riflessione di un credente, ma non è finta o retoricamente disposta lungo l'itinerario di una pedagogia predicatoria. È, né più né meno, il dramma di chi, su una misura aguzza, mette in gioco e verifica la sua scelta e la sua persuasione. Il pensiero che si trova con raccapriccio ad esitare è il suo, quello di Manzoni, inflessibilmente sollecitato da una vicenda che gli appare senza riscatto. C'è dunque un'interrogazione aperta, una lancinante contestazione, non isolata. Se commentando gli esiti della tortura e valutando l'obiettiva inattendibilità delle risposte strappate, Manzoni esclamava in una pagina dell'appendice: Dio immortale, voi che alle iniquità e ai patimenti assegnate quaggiù un limite di cui la ragione è nota soltanto alla vostra sapienza, voi non avete permesso che quei giudici trovassero inverosimile questa risposta dell'infelice. È un dolente interpello che sembra allungarsi in echi e risonanze fino alla preghiera di Paolo VI dopo l'assassinio di Aldo Moro. Non c'è una preventiva rinuncia, un'esangue rassegnazione, nemmeno l'indizio di un provvidenzialismo edificante e accomodante. Quello schernito da Guicciardini quando scriveva che, pur essendo buon cristiano, nessuno avrebbe potuto convincerlo a credere che Ludovico il Moro fosse diventato padrone di Milano per volere della provvidenza. C'è invece l'accettazione di un impenetrabile mistero, quello stesso che arresta Manzoni sulle strofe incompiute del Natale del 1833. Vedi le nostre lacrime, intendi i nostri gridi, il voler nostro interroghi e a tuo voler decidi, mentre a stornar la folgore trepido il prego ascende, sorda la folgor scende dove tu vuoi ferir. Come la voce di Don Mazzolari, alta e appena segnata da una fervida incrinatura. Parla in una chiesa della bassa Mantovana, solida e disadorna come la fede degli uomini che l'hanno edificata, custodita ed abitata. Di speranza e di dolore nel volgere delle opere